Ciao a tutti e ben ritrovati a questo nuovo video della Xenia Hotels & Management, ispirato dal ormai noto programma su Sky 4 Hotel, quello condotto da Bruno Barbieri. Mi piacerebbe poter parlare con voi del mondo alberghiero inteso come l'hotellerie. Che cos'è questo hotellerie di cui si parla tanto? Il prodotto hotellerie è un prodotto fatto prevalentemente di esperienza. Perché? Perché prima si vive, quindi si consuma e all'ultimo si giudica. È un prodotto davvero molto complesso perché, a differenza di quello che si crede, è caratterizzata da diversi elementi del tipo: anzitutto si vende sulla base di una promessa che oggi viene anche stimolata dalle diverse recensioni. È un prodotto prevalentemente intangibile perché non puoi toccarlo materialmente. E infine, molto importante, ha un'alta deperibilità. Perché? Perché ovviamente tutte quelle camere che non vengono vendute in quella determinata notte rimangono invendute. Il concetto di customer care non è altro che quel concetto, quel servizio in più che l'albergatore riesce a offrire al proprio cliente. Ovviamente dobbiamo distinguere, come detto prima, quello tangibile e quello intangibile. Quello tangibile è tutto quello che può essere ovviamente toccato e gustato. Quello che non è tangibile, quindi ovviamente l'esatto opposto, quindi è tutto ciò che può essere percepito da parte del cliente. Ma il mondo alberghiero, il prodotto dell'hotellerie, non è fatto solo della bellezza di una camera, ma è fatto anche dell'importanza, per esempio, dei servizi di ristorazione. Vedi l'importanza della prima colazione, l'importanza di un pranzo, di una cena, del room service, ma è fatto anche dall'importanza di saper rappresentare la propria città e di fornire ovviamente anche le indicazioni della stessa ai clienti. È fatto anche di capacità di aiutare l'ospite a prenotare per esempio un posto in aereo, magari un'automobile o magari un'altra location in un'altra città, cercando altresì di trovare il giusto rapporto qualità-prezzo. Senza dimenticare che il prodotto alberghiero è fatto anche di persone, anzi è fatto prevalentemente di persone, e quindi di capacità di empatia, professionalità, esperienza e ovviamente serietà. Parliamo del servizio hotellerie. Che cos'è il servizio? Il servizio innanzitutto è il materiale. Il servizio è deliziare più che soddisfare. E quando capita, perché può capitare, è avere la prontezza di rimediare i propri errori. Viene influenzato dalla capacità che si ha di instaurare un feeling con l'ospite, e questo ti fa comprendere quanto sia importante instaurare questo feeling ancor prima che l'ospite giunge in struttura. Quindi vedete quanto è importante saper dare una risposta corretta all'ospite nel momento in cui questo, per esempio, ci contatta telefonicamente o via email. Mentre sino a ieri si dava prevalentemente importanza alla qualità del comfort che viene offerto all'interno della struttura ricettiva, quindi della camera, oggi si è compreso che sempre è importante la qualità del comfort, ma oltre a questo è importante anche dare instaurare un feeling col cliente, poiché questi si attende anche più un rapporto umano più che la freddezza che si dava sino a ieri. Quindi vedete come la competitività che si sta avendo in questi ultimi anni viene più accentuata non tanto su quanto possa essere bella una camera, che per carità, ribadisco, ha la sua importanza, non va trascurato, però ancor meno non va trascurato il rapporto umano che si riesce a creare tra lo staff e i suoi ospiti. Cosa valuta prevalentemente il nostro ospite? L'ospite valuta un insieme di elementi che, se ci riflettiamo un attimino, possono anche essere fatti di piccole cose, ad esempio della nostra capacità di empatia, del nostro sorriso, del nostro umore e quindi della capacità di renderlo a suo agio, oppure ancora del comfort della camera, della bellezza degli arredi e magari dei servizi di ristorazione e tanti altri piccoli elementi. Ma può capitare che il cliente giudichi negativamente la sua esperienza all'interno della nostra struttura ricettiva? Ovviamente sì. E quando? Quando il cliente ha delle aspettative che vengono il più delle volte influenzate dalle recensioni che questi avrà letto ancor prima di prenotare.
oppure possono anche essere influenzate dalle sue esperienze passate in altre strutture ricettive dove avrà ricevuto comunque un servizio e gli darà la possibilità di avere un parametro di misura. E infine, da quello che è stato il servizio che effettivamente avrà ricevuto durante la sua permanenza all'interno della nostra struttura. E questo è un elemento, abbiamo già detto, davvero molto importante. Quindi vedete come tanti sono i fattori legati l'uno con l'altro che alla fine spingono il cliente a dare un giudizio che può essere positivo o negativo. Quindi adesso dobbiamo comprendere la qualità del servizio. Il servizio viene erogato dal personale. Questo cosa significa? Che comunque verrà instaurato un rapporto, un feeling tra lo staff e il suo ospite. In virtù di che cosa? Beh, ovviamente prevalentemente da una vicinanza anche fisica nel momento in cui si ha a che fare col cliente, dalla capacità di ascolto e di comunicazione da parte del personale con il cliente, la sicurezza da parte del cliente di stare a contatto con persone professionali e soprattutto cordiali. Alla base di ogni strategia, alla base di ogni prodotto alberghiero, esiste la cultura aziendale. È dalla cultura aziendale che poi si andrà a costruire tutta una filosofia aziendale, filosofia che dovrà essere studiata e accordata ovviamente dalla proprietà, quindi da una direzione che avrà il compito di divulgarla a tutto lo staff. Ma la cultura aziendale di che cosa è fatto? È fatto prevalentemente di piccole cose, ovvero dai nostri sorrisi, dalle nostre competenze, dalla capacità di legare la nostra struttura ricettiva alla nostra ospitalità, al territorio e quindi vendere il prodotto alberghiero. Quindi il prodotto alberghiero è fatto anche di servizi che non sono altro che gli insieme di tutti quei servizi interni ed esterni che la struttura ricettiva è in grado di proporre al suo cliente. E chi è che lo propone? Ovviamente sempre lo staff, quindi tutto lo staff farà parte attiva della cultura e filosofia aziendale. Adesso addentriamoci un poco di più sul concetto di servizio, dicendo sin da subito che può essere distinto in due tipi, ovvero reattivo e proattivo. Il servizio reattivo è quel servizio che viene erogato nel momento in cui, perché può capitare, ci sia una insoddisfazione da parte dell'ospite, mentre il servizio proattivo è quel servizio che viene erogato al cliente ancor prima che questi giunga in struttura. Quindi vedete quanto è importante poter erogare quel tipo di servizio che soddisfi le aspettative dell'ospite, le aspettative che abbiamo già spiegato da dove nascono. E comunque alla base di tutto ci sta sempre la filosofia e cultura aziendale, dove sarebbe opportuno che la prevalentemente proprietà dia maggior ascolto e sempre costante a ciò che l'ospite può richiedere all'interno della struttura ricettiva, magari anche sotto forma di lamentela, ma comunque sarebbe opportuno avere meno fantasie, meno presunzioni e castelli per aria. E su questo è molto importante comprendere, è importante legare anche un concetto di prezzo, dove nel prezzo c'è anche un sacrificio economico da parte del cliente. Se analizziamo un attimino la parola servizio, magari ci può venire in mente un collegamento a servo e da servo schiavo. Eppure, se ci riflettiamo un attimino, nella cultura orientale il termine schiavo non è altro che principe. Questo concetto è ancora oggi vivo all'interno della Chiesa Cattolica, perché il Papa viene definito Servus Servorum Dei, il servo per eccellenza. Che cos'è allora il servizio? Il servizio è innanzitutto interazione. E chi è che fa nascere il servizio? È proprio il cliente, insieme all'erogatore dello stesso. Il cliente ne controllerà qualità e velocità e capacità di ascolto, poiché non esistono due clienti identici. Sappiamo che noi dobbiamo essere bravi a, come dire, standardizzare il più delle volte i nostri servizi all'interno della struttura ricettiva, ma tanto bravi a standardizzarli quanto bravi a dare spazio ad alcune personalizzazioni dello stesso. Altresì, dobbiamo essere bravi, quando ascoltiamo, ad imparare e crescere.
poiché non esistono clienti antipatici, diciamolo sempre. E tutti quei clienti che possono essere al contrario precisi ed esigenti sono per noi un enorme tesoro. Perché? Perché sono quei clienti che potenzialmente possono vedere e percepire la mancanza di alcuni comfort che noi avevamo dato per scontato. Vedete quindi di far tesoro di tutti questi ospiti, poiché un ospite fa anche la qualità del servizio. Il servizio è anche la capacità di costruire, di rimanere attenti alla soddisfazione ultima del cliente, stando altresì attenti di rimanere contenuti dentro il budget che si è stabiliti da parte del management o comunque della proprietà. Senza dimenticare che essere in grado di servire è un dono e deve essere comunque un piacere, non è servilismo. È un dono e deve essere un piacere, poiché non c'è soddisfazione migliore nell'erogare un servizio e rendere soddisfatto l'ospite. La soddisfazione dell'ospite è la soddisfazione più grande che noi del mondo alberghiero possiamo ricevere. E con questo abbiamo terminato la prima parte di questo video, che come ben sapete ormai sta diventando mia abitudine dividere in due momenti, poiché mi rendo conto che il più delle volte vado oltre i 10 minuti e quindi magari possono anche essere tanti. Vi invito a riflettere su tutto ciò che vi ho appena spiegato, su quello che è il concetto di servizio. Se qualcuno dovesse avere qualcosa da dire, vi chiedo di lasciare un commento e sarà il mio grande piacere potervi dare una quanto più rapida risposta. E un ultimo invito che vi faccio è quello di iniziare a pensare che sarebbe opportuno vendere esperienze piuttosto che una semplice camera d'albergo, poiché di camere in albergo ne abbiamo davvero un'infinità incredibile e magari anche prive di carattere, ma invece la capacità di vendere esperienza, quella ce ne sono poche. E allora vi dico, riflettete sulla qualità del servizio che state erogando, riflettete su quale esperienza l'ospite può vivere all'interno della vostra struttura e se vi va commentatelo. Vi chiedo di lasciare un like se il video vi è piaciuto, vi chiedo di iscrivervi al mio canale cliccando su iscriviti e quindi sulla campanella per restare sempre aggiornati sui nuovi video. Vi ricordo altresì che la Xenia Hotels & Management è un'azienda che offre consulenza alberghiera, dalla possibilità di aumentare notorietà, fatturato e produzione di fine anno, e in più offre diversi servizi. Vi consiglio di dare anche una controllata alla nostra pagina Facebook per avere un'ampia idea di quelli che sono i servizi che siamo in grado di erogare per i nostri clienti. E quindi vi mando un saluto e un arrivederci al prossimo video. Ciao!